Allora, intanto buongiorno, buongiorno da Runners e Benessere. Anche oggi siamo qua quasi pronti per iniziare la nostra diretta di Runners appunto e Benessere. Tra un po' dovremo avere con noi Fabrizio Angelini, professore. Anche oggi parleremo con lui di tantissime cose da un momento all'altro. Vediamo se riusciamo a averlo in collegamento con noi. Tanto buongiorno a tutti voi. Runners e Benessere, poi quella prossima settimana avrà altre importanti iniziative. Avremo sicuramente con noi martedì, avremo un collegamento in diretta con, intervisteremo Nadia Battocletti, la ragazza delle Fiamme Azzurre della Val di Non, che è stata anche campionessa europea di cross qualche anno fa ed è una delle migliori nostre mezzofondiste in questo momento in circolazione. Giovedì 3 dicembre invece andremo da un personaggio che non ha certo bisogno di presentazione. Intervisteremo Giorgio Calcaterra e lui sarà con noi. Giorgio Calcaterra, giovedì 3 dicembre, sempre alle ore 21, sempre la sera, 3 volte campione del mondo della 100 km e poi ben 12 volte vincitore della 100 km del passatore. Ancora a seguire, martedì 15 di dicembre, avremo con noi una delle migliori mezzofondiste italiane delle Fiamme Gialle, Margherita Magnani. Prima di lei, martedì 8 dicembre, avremo Pietro Riva. Intanto io ho mandato l'invito a Angelini che dovrebbe semplicemente schiacciare e dire ok, riprovo a richiamare Angelini, da un momento all'altro dovrebbe essere con noi. Dicevo, poi avremo Pietro Riva, un altro ragazzo, sempre lui è delle Fiamme Oro, campione europeo qualche anno fa sui 10.000 metri, quando era juniores, adesso allenato da Stefano Baldini, è uno dei migliori azzurri, uno dei più promettenti che abbiamo in questo momento, che sta allenandosi ovviamente in attesa che riprendano le manifestazioni. E poi ancora, ciao intanto Fabrizio, finisco la presentazione della prossima settimana, poi le altre settimane avremo anche Ioannis Chiappinelli, il ragazzo dei carabinieri, tesserato per i carabinieri di Bologna, il ragazzo senese che è specialista nei 3.000 siepi, è già stato medaglia di bronzo ai campionati europei a Berlino nel 2018. Quindi, come vedete, ripeto, da Nadia Battocletti, Giorgio Calcaterra, Pietro Riva, Margherita Magnani, Ioannis Chiappinelli, tanti grandissimi atleti che vedrete con noi le prossime settimane. Buongiorno Fabrizio! Ciao, buongiorno. Come andiamo a Empoli? Bene, dai, abbiamo fatto l'ambulatorio stamattina. Stasera ho una lezione sull'integrazione dello sport, purtroppo online all'Università di Torino. Tutto bene, dai. Bene, oggi sarebbe anche una bella giornata, è una bella giornata per andare fuori, almeno qui io trasmetto da Firenze, Fabrizio, abbiamo detto per chi ci segue da Empoli, qui in Toscana, vedevo prima, abbiamo intorno a 15 gradi in questo momento fuori. Bella, peccato non siamo a correre. Io dici che sono anche in un periodo, diciamo, fermo per qualche piccola lesione, perché faccio troppo stretching, mi ha detto il fisioterapista. È 10 anni che non faccio un movimento e quindi questo è Ma evidente. sei idea, ma sei idea. Ora allora, mi fai subito diventare polemico. La spiegazione ce l'hanno sempre. C'è sempre un perché, è E inutile poi è sempre colpa accorgersi. del paziente, no? È come quando il chirurgo dice non ce l'ha fatta, l'ha visto? Quando dice il paziente non ce l'ha fatta, come se il paziente fosse a fare una corsa. Lo stesso te, cioè la lesione al tendine, ti dico che l'ha fatto troppo stretching. Guarda, tra me e me ho pensato, dopo 10 anni di mancato stretching, il mio corpo mi ha presentato il conto, come se fossi passato dalla cassa. Ti torna? Sì, a me mi torna sì, perché io anch'io non lo faccio, infatti sono praticamente un comodino quando corro. Comodino mi piace. Oh, sì, perché stando sempre a sedere, capito? Non mi allungo e corro come una seggiola, un comodino, capito? Io mi considero un legno anch'io, quindi più o meno Sì, siamo abbastanza in linea. Senti perfetto. Fabrizio, allora oggi facciamo mi permetto di dire un giochino, ma non è un giochino. Faremo anche domande serie, in tanti ci hanno chiesto di alcune diete e alcune altre cose. Io ti farò vedere tutta una serie di foto che abbiamo trovato
sul tuo profilo Instagram e tu ti chiedo di commentarle, magari qualcosa brevemente e qualche altra cosa quando parleremo di diete o di Covid, ovviamente in un modo un po' più serio. Intanto ti chiedo questo, in questo periodo mi permetto di fare un banalissimo esempio su di me, ma poi esco, io sono infortunato, quindi sono fermo e non ho quell'oretta di corsa al giorno o 4-5 volte a settimana per uscire. Ma soprattutto ci sono anche tanti altri podisti che mi dicono: guarda Fabio, in questo periodo non ho voglia di allenarmi, non c'è gare, non c'è situazione, e magari rispetto ai 60-80 km alla settimana se ne fa magari la metà. Sull'alimentazione, in questo caso, Fabrizio, che cosa dobbiamo fare? Allora, il mio consiglio sarebbe invece di fare attività fisica. Io ti posso dire che una delle... Ci riflettevo l'altro giorno, nel nostro libro abbiamo parlato della sedentarietà come fattore di rischio. Noi oggi stiamo molto seduti, purtroppo molto più di prima per questa situazione. Ti porto esempio. Qui in istituto, prima andavamo a prendere il caffè, a fare due chiacchiere, facevi il giretto, l'istituto è anche, come sai, molto grande. Ora invece stai in ambulatorio, il caffè lo prendi in ambulatorio, mangi in ambulatorio, non ti muovi, e lo stesso è un po' per tutti, perché chi lavora a smart working è forse anche peggio. E dunque bisognerebbe anche la semplice camminata di un'oretta, il corpo va mosso per una prevenzione. Se non lo fai, o seppure lo fai meno, se invece di fare 60 km fai 25, sicuramente abbassare i carboidrati, perché, come dicevamo anche la volta scorsa, non ti dico che sia una prevenzione per il Covid, ma anche quello, cioè il Covid trova terreno fertile quando sei infiammato, per cui sei in sovrappeso, oppure hai fatto anche troppo sport. E dunque, non a caso, gli obesi o le persone con sindrome metabolica, i diabetici purtroppo hanno un decorso spesso peggiore rispetto agli altri, al di là dell'età. E dunque, dimetterei i carboidrati, mi concederei delle fonti di grassi buoni, dell'avocado, del buon olio extravergine di oliva, farei dei piatti unici, magari anche con una piccola porzione di carboidrati compressi, non so, del farro. Farei il piatto unico, soprattutto sul pranzo, però cercherei anche di muovermi. Anche semplicemente una cosa che mi insegnò Fulvio Massini quando eravamo davvero chiusi in casa, e io riuscivo ad andare a correre, Fulvio faceva le scale in su e in giù dalla mattina a sera. E fare lo scalino non a caso, quando si fa il test di idoneità agonistica da adolescenti, c'è il test dello scalino, no? Non sembrava una bella fatica. Bisogna muoverci sempre e comunque. Bene, grazie Fabrizio, ti chiedo risposte più brevi perché Sì, ti farò perché di vedere sempre. tante foto, rivedremo un'altra volta la MotoGP, la Juventus, su quello ovviamente ormai abbiamo già detto tante cose, però ti chiedo le tue emozioni anche su alcune foto. Bene, un'altra domanda prima di partire però mi è stata fatta da una carissima amica che mi dice: in questo periodo è importante bere, ascolta. La risposta mi sembra ovvio, però se lo dici te forse è più. È importante bere acqua e casomai un calice di vino buono, innanzitutto. No, è importante sì, non per dirla con Talete, che era quel filosofo greco che diceva il principio di tutto era l'acqua, ma è vero, bisogna idratarsi. Però guarda, questa domanda è interessante, perché lavorando, se lavori come, cioè al pubblico, abbiamo tutti la mascherina, stanno se non fai smart working in casa. E piaccia o non piaccia, quando ne hai uno, io addirittura ne ho due professionali, già io sono uno che bevo poco, ecco, bravo, ecco, questo è il miglior coso, bisogna bere e bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Sì, poi io non arrivo neanche a 1 litro a volte, ma insomma, siccome siamo qui a fare le bambine per bene, bisogna bere, sì. Gli Gli altri devono bere. altri devono bere. Allora, partiamo con le foto. Ti chiedo per le cose che sappiamo già 30 secondi, quello che vuoi commentare le tue emozioni. Sulle cose un po' più serie, invece, prenditi tutto il tempo che ritieni più opportuno. Qui siamo con l'Academy di 40 Sì, su. questo è il post che è stato fatto alla conclusione della stagione. A sinistra c'è chiaramente l'omaggio al responsabile, cioè Valentino Rossi.
gli altri sono tutti ragazzi, sono due foto praticamente, un collage. Niente, è stata una stagione particolare per tutti, l'ho scritto, emozionante perché nonostante tutto siamo riusciti anche a portare avanti le nostre valutazioni, abbiamo lavorato a volte online. Questi ragazzi, l'ho già detto, sono per me come dei figli, cioè li abbiamo visti crescere. A volte sia io che Alessandro Bonuccelli non riusciamo a vedere le gare perché il motociclismo è uno sport un po' pericoloso, però ci siamo tolti tante soddisfazioni. Abbiamo sfiorato il mondiale sia in MotoGP con Morbidelli che in Moto2 con Marini, però la soddisfazione è stata quella di vedere ripagato il lavoro impostato a gennaio, perché noi con loro impostiamo il lavoro sin dall'inizio. Sono ormai 5 anni, tanti bei ricordi, però anche tanta volontà per il futuro. Ok, ti chiedo ancora cortesemente più breve. Allora, Sì. Questa proviamo. Seconda foto. ha avuto un bel successo. Questo è quello che penso. Bisogna aiutarci e aiutare. In questa fase si tenta di parlare di shopping natalizio. Qualche vero star ha detto che dobbiamo comprare solo su Amazon, ma lui ha lo stipendio fisso, per cui il professor Galli di Milano, tanto per non fare nomi, no? Che ci manda sempre sul tono dell'umore. Lui come ti fa salire la serotonina, lui non c'è nessuno. E niente, cerchiamo di aiutare i piccoli commercianti e cerchiamo di avere un Natale sereno al di là di tutto. Il prossimo Natale, io sono convinto, sarà un Natale straordinario. Natale è una festa religiosa, però il regalo andiamolo a prenderlo dai nostri amici che sono nella nostra città o nel nostro paese, meno o poco su internet. Ti chiedo alcuni commenti su alcune atlete che hanno lavorato con te, a partire da lei. Questa 30 secondi se ce la sì, fai. questa è una la Anna Spagnolo, una carissima paziente, una bravissima donna e soprattutto una bravissima persona. Venne da me per un problema, te lo dico chiaro, di mettere a posto la tiroide dopo un intervento chirurgico. Invece poi ci siamo divertiti anche a tornare a gareggiare insieme con qualche soddisfazione. Una pazza romagnola che quando viene ci fa passare un'oretta piacevole, dai, al di là del lato professionale. Questa è troppo lunga, non la vedo. Penso sia Isabella H, giusto? Esatto, E questa è una pallavolista Allora, questo è lo Zar Zaitsev, grande personaggio, come sappiamo, che abbiamo avuto il piacere di seguire. L'altra è Isabella H, che ora non è più alla Savino del Bene di Firenze. Era venuta con dei problemini abbastanza impegnativi a livello intestinale che le inficiavano un po' la sua performance, percorso molto, molto bello e anche che poi è perdurato anche dopo la Savino del Bene. E Zaitsev, devo dire, che è un fenomeno. 15 secondi per ricordare il tuo libro, non di più. Sì, parto lungo e sofferto, speriamo appena riprendo le corse di fare qualche presentazione con te dal vivo che ci divertiamo di più. Un'altra sofferenza, però molto bella. Questa è un grande ricordo, è la prima che ho maratona del Chianti con Luca Gatteschi, siccome è un amico, mi aspettò al traguardo, ce la fece anche a fare la doccia dal distacco che mi dette. Però dai, un bellissimo ricordo. Mi ricordo sempre che ci hai mandato a dormire in un agriturismo e abbiamo scoperto la sera alle 7 che non era prevista colazione. Agriturismo bellissimo. Ora, dormire col Gatteschi nei campi del Chianti non è stato il massimo, prevedevamo un'altra compagnia. Però dai, ci attrezziamo, andiamo in un piccolo market e compriamo gli alimenti per la nostra colazione. Te pensi, la mattina mi ricordo sempre, mi svegliai, Luca faceva degli esercizi per la colonna vertebrale al buio, ma che poi con cinciampo sopra, quello maledissi, poi nella corsa l'avrei fucilato perché lo vidi all'inizio e poi l'ho più visto. Ti giuro, uscì dalla camera, assonnato, c'era il caffè, c'era questo lui è piccolino, sgambettava al buio. Ma che poi lo uccido, della corsa sto zitto perché mi ha umiliato, per cui. Andiamo avanti. Convegni, presentazioni, tutto ricerche, non solo, ma quanti ne hai fatti in vita tua? Hai mai fatto un conto? No, però ne ho fatti tanti.
tanti, 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 di alcune conservo i badge, le slide ce le ho tutte, tanti. È 11 anni che poi siamo partiti proprio con te, se ti ricordi, con le prime interviste. E mi ha mandato ultimamente un messaggio ieri Luca Belli, che è il mio braccio destro in Sicilia, mi ha detto: Fabrizio, l'anno scorso ci preparavamo il nostro convegno internazionale, erano giorni bellissimi, ma lo dicevo stamattina alla nostra socia, il prossimo anno sicuramente lo rifacciamo e ti invito sin da adesso per una tavola rotonda. E qui proprio vediamo proprio l'ecomaratona del Chianti qualche annetto fa, l'abbiamo fatto per diverso tempo. Qui andiamo, cominciamo a entrare in cose un po' più serie, mettiamole così. Ti devo dire. E qui l'hai messo te questo post dove Burioni dice, c'è anche chi dice, scusa gioco di parole, che 2 più 2 fa 5 ed è colpa della calcolatrice. Diciamo che questo lo misi forse i primi tempi, non so neanche se c'era già il Covid, perché all'inizio Burioni mi aveva affascinato nella battaglia dei Novax, poi se vuoi ti dico qualcosa anche sui vaccini. Ma penso sia prima del Covid, perché poi quando col Covid mi è cascato di rotta di collo il signore, per cui se ora mi ha fatto bene a dirmelo, lo cancello dal profilo con questo post. Una cosa aveva ragione, che la scienza non è, deve essere cioè la comunicazione scientifica ci deve essere, però la scienza non può essere alla portata di tutti, per cui in quel caso aveva ragione. Dopo, diciamo, Diciamo che dopo poteva fare a meno di sfruttare l'onda, dai, diciamo così. Giorgio fa. Questo invece, questo era un grande, lo sappiamo tutti, e questo è un po' cosa io intendo percorrere. Cioè, te lo sai, anche perché essendo una schiappa non sono un performante, capito? Però penso che la corsa sia un percorso come la vita, per cui non è tanto quello che trovi alla fine, anche se le sensazioni sono sempre positive. E guarda, lunedì sono andato a correre perché mi ha obbligato Fulvio Massini, perché avevo fatto un po' di forza, avevo due gambe, altro che Pinocchio. Ho sofferto molto, ma alla fine la corsa è come ripercorrere la vita, c'è il momento in cui soffri, il momento in cui stai bene, il momento in cui sei depresso. Per cui è un percorso e quando si corre insieme ed è quello che ci manca, è sempre una bella esperienza. Sì, Covid ti toglie. questo è un post che ho fatto apposta perché molti pazienti mi chiedevano se, pazienti che seguo per motivi di patologia tiroidea, se rischiavano più per il Covid. Vorrei fosse chiaro che affetto da patologie autoimmuni. Tiroiditi, malattia di base dove noduli tiroidei non ha un maggiore rischio per il Covid. Può avere un maggior rischio se per queste patologie o per altre patologie autoimmuni, prende un'artrite reumatoide, fa delle terapie immunosoppressive. Per cui, diciamo, chi è affetto da patologia tiroidea deve seguire le quattro regole che abbiamo sempre detto: mascherina, distanziamento sociale, lavarsi le mani fino a spellarle, e se hai il raffreddore te ne stai a casa. Punto. Si va a questa dieta che più di una persona mi avevano chiesto addirittura la registrazione del tuo convegno, se non ricordo male. Di cosa si tratta? No, questo non era un mio convegno, questo è un corso, come ti ho scritto ieri, per operatori sanitari, medici, dietisti, biologi nutrizionisti. È stata una lezione sull'applicazione della dieta chetogenica nello sport. Ci puoi dire qualcosa in più di cosa si Sì, tratta? Chi diciamo che la dovrebbe fare? per anni la nutrizione sportiva si è basata su una fonte energetica principale che se si parla di corsa, nella corsa ad alta intensità ed alte velocità è tuttora la fonte preferibile, che sono i carboidrati. Diciamo, a partire dall'avvento della dieta zona si è cominciato a ragionare su questi schemi nutrizionali a basso impatto di carboidrati, fino ad arrivare ad offrire proprio la dieta chetogenica, in cui, per farti capire, se la dieta zona raccomandava il 40%
di carboidrati in un piano nutrizionale, nella chetogenica non arriviamo nemmeno al 5%, e la fonte principale di energia sono i grassi, chiaramente grassi cosiddetti buoni. Per cui iniziamo a insegnare al nostro organismo a sfruttare un carburante diverso dal carboidrato. Se qualcuno vuole delle informazioni in più, dove le può trovare? Ma le informazioni, innanzitutto sul libro, noi abbiamo dedicato un capitolo intero agli approcci low carb, cioè a basso contenuto di carboidrati della corsa, dalla dieta zona alla dieta chetogenica. E le informazioni di recente online ce ne sono tante, c'è anche la moda della dieta chetogenica, no? Poi magari quando vedi pazienti gestiti da altri, diciamo, professionisti, a volte tra virgolette, viene venduta la dieta chetogenica con prodotti commerciali e magari queste persone non hanno mai dosato una volta i chetoni nelle urine. Perché vedi, quando si fanno queste lezioni, soprattutto in front of, di solito il discente ti chiede: prof, ma quanti carboidrati devo dare? Io non rispondo a questa domanda, dico: dieta chetogenica vuol dire che deve generare i chetoni. Se deve generare i chetoni, soprattutto un chetone che si chiama idrossimetilbutirrato, devi andare a dosare, se è possibile, nel sangue, se no almeno nelle urine, il chetone. Nelle urine utilizziamo la misurazione, per capirsi, dell'acetone, che tutti conosciamo, l'acetone dei bambini. Però se non misuri il chetone, non puoi dire che sei in chetosi e non puoi dire che fai la dieta chetogenica. Chiaro, Se mi quindi. fai la dieta chetogenica, tanto per essere chiari, con la busta, col biscottino, che poi spesso è iperproteico, o perché il nutrizionista, o chi per lui, perché a volte c'è anche il porta a porta, ti dice così fai la chetogenica, non è detto che tu sia in chetosi, anzi spesso non lo sei. Perché Allora, intanto perché. l'effetto della chetosi è quello che mi garantisce anche nello sport l'effetto vero. Altrimenti fai una dieta low carb e magari ci perdi peso, ma a livello di sport non fai proprio niente, anzi, vai in deficit energetico. Per chi si è collegato adesso, chi ci seguirà in replica, ricordo sempre siamo col professor Fabrizio Angelini che ci parla appunto di diete, Covid, running e non solo. Andiamo a un altro tuo post. Qui si parla di donne. Sì, diciamo è un post sulla importanza dell'assunzione di iodio durante la gravidanza. La scuola di Pisa del professor Pincher è stata quella che ha fatto, insieme a altre scuole di endocrinologia, ma noi di Pisa sinceramente l'abbiamo fatto più di tutti, la campagna dell'assunzione di una giusta quantità di iodio, per capirsi 150 microgrammi al giorno, per prevenire le malattie della tiroide, perché le malattie della tiroide, soprattutto il gozzo, sono sempre a base di una carenza di iodio che nel sottosuolo italiano è non molto presente. Questo stimolo, diciamo, all'utilizzo dello iodio si è poi concretizzato con l'utilizzo ormai del sale iodato su tutte le nostre tavole. La donna in gravidanza, se non affetta da problemi tiroidei, deve assumere una quantità di iodio maggiore, perché questo permette un ottimo sviluppo psicofisico del feto. È stato dimostrato che una carenza iodica durante la gravidanza può portare infatti a problemi tiroidei nel bambino e anche purtroppo a un deficit sul quoziente di intelligenza. Per cui a certi virostarri bisognerebbe vedere se la mamma in gravidanza ha assunto lo iodio nella maniera giusta, capito? Chiaro. E Stefano ci chiede, per una buona e perfetta dieta da chi ci si dovrebbe far aiutare? Mi verrebbe da rispondere solo e esclusivamente dai professionisti. Fabrizio. Certamente sì, da professionisti, magari valutandone il curriculum. Fidiamoci poco dei vari siti e dei vari loghi, e soprattutto anche vedere come mi valutano. Se no si può andare da Cracco, se c'è da dimagrire, se c'hai soldi da Cracco diminuisci il portafoglio, mangi poco, dimagrisci di sicuro. Chiaro, torniamo da qualche personaggio. Eccoli qua. 30 secondi per lui. Questo è
Questa è una degli atleti a cui siamo più affezionati, come tutti quelli della Warrior 46, Franco Morbidelli. Quest'anno è arrivato secondo, qui siamo a Pesaro l'ultima volta che siamo andati a testare i ragazzi e pensa, io ho in mano, anche se te lo copri, la coppa della vittoria al MotoGP a Misano, della prima vittoria al MotoGP. Guarda, vincere una gara di MotoGP non è semplicissimo. Per cui Franco ci fece questa sorpresa, a me Alessandro. Arrivò alla visita e ci disse: questa l'ho portata per voi perché è merito anche vostro. E ci facemmo la foto, vedi, distanziati, senza mascherine, ma alla giusta distanza. Una grande emozione. A Franco vogliamo molto, molto bene, fra l'altro, come a tutti, ma con lui c'è un feeling particolare. Ma poi la coppa se l'è riportata via. Purtroppo la colpa è sua, è come quando quella è sua, non è nostra. Poi se ognuno ci fa la copia la prendiamo volentieri, ma quella lì l'ha ripresa lui, giustamente. L'ha vinta lui e la deve tenere lui. Questo personaggio qua non ha bisogno di presentazioni, ti chiedo non quanto come atleta, ma come persona, come uomo. Com'è Valentino? Eccezionale. È una persona di un'umiltà unica. Abbiamo un rapporto molto confidenziale con lui e la famiglia, accanto c'è il fratello Luca che ha fatto un'annata strepitosa, quest'anno è stata un'annata sfortunata, ha la capacità a 42 anni di alimentarsi, di allenarsi con grande costanza e conoscerlo e seguirlo è stata ed è un'esperienza importante. Poi noi siamo parte integrante di questa Academy, per cui diciamo che ha un unico difetto è per l'Inter. Guarda, ma tanto questo glielo dico sempre vis-à-vis, perché se fosse anche Juventino sarebbe il top. Però a parte gli scherzi è disarmante. Guarda, noi in 5 anni, quest'anno quando è venuto Empoli, siamo andati a pranzo a Cerreto insieme. Era stanco, aveva fatto tutti i test, eccetera, disponibilissimo con tutti. Addirittura passarono dei ciclisti sulla strada, si fermarono, ma capo fanno un incidente e niente, si mise a chiacchierare e non andava più via. È una persona veramente unica, al di là della bravura come motociclista. Bene, allora la prossima volta che viene a Empoli mi prenoto per una piccola intervista, se vorrà, ovviamente con tutte le sue Volentieri, se vuole situazioni sì. che vediamo. Noi di Runners e Benessere, ovviamente per i nostri abituali che ci seguono, saremo i nostri spettatori, saremo veramente contenti. Torniamo qua, l'attività fisica. Qui c'è un piccolo post, racconti l'attività fisica. Una volta. Mi raccontavi che anche correndo un'ora al giorno e poi le altre 23 ore eravamo o su un divano o davanti a un computer, eravamo comunque quasi dei sedentari. Questa No, cosa mi guai, eravamo dei sedentari attivi. A noi ci manca quello che faceva tuo nonno, faceva mio nonno, l'ho scritto anche nel libro. Mio nonno faceva le visite in bicicletta e dunque si muoveva per andare al lavoro. Non c'era Scusa. un nutrizionista. Fabrizio, ricordiamo a chi ci segue chi era tuo nonno. Era un Mio dottore. nonno era Mario Angelini, era un medico, era un chirurgo dell'Università di Pisa, poi anche Ehi, a quei scusa, tempi in università. chi ci segue? E niente, poi ha fatto il medico condotto per tantissimi anni e le visite andava a farle in bicicletta. Mio padre, invece, che era anche lui un medico, di quelli che però andavano a visitare le persone, lui già negli anni 70 c'era il condominio con l'ascensore, era in sovrappeso. Io sto 12 ore a sedere, poi magari mi metto la lampada e il giacchettino fosforescente e vado a correre. Ma ci manca quello che è il moto che ogni individuo, noi siamo nati per stare in piedi e per muoverci. Quando prima ti ho detto sono un comodino, è perché alla fine praticamente da bipedi siamo diventati non so da che come ti posso spiegare. Questo è però era un corso importante perché era la prescrizione dell'esercizio fisico, cioè l'esercizio fisico va prescritto e andrebbe prescritto sia non solo come forma di prevenzione del sovrappeso, del diabete, di moltissime malattie, anche dei tumori, deve sapere, ma va prescritto anche come forma di terapia.
in queste malattie e anche in altre. Noi ultimamente lavoriamo molto sulla sarcopenia, cioè sulla debolezza muscolare che viene avanti nel tempo, a volte anche, dai sapere, in persone che fanno sport in maniera attiva, e su questa debolezza muscolare la prescrizione di una tipologia di esercizio fisico è fondamentale. E lo facciamo sia a Empoli che anche a Torino Algemedica, dove tra l'altro abbiamo una struttura apposita dove il medico valuta, prescrive e poi l'esercizio fisico viene personalizzato. Intanto c'è chi ti ringrazia, ma non riesco a leggere il nome, Ale Manu, che ringrazia il dottore, è migliore, non finirò mai di ringraziarla. Senti, rimango Grazie. su questo argomento perché mi interessa, anche perché mi ci ritrovo dentro e mi ci ritrovo dentro come penso tanti di noi. Io faccio sempre un esempio un po' scherzoso, ma poi credo che sia la realtà. Viaggio in motorino per Firenze e non solo, quando vado a fare spesa, che sia l'X negozio, l'altro negozio, scegliete voi quale. Se non parcheggio a 50 metri davanti al negozio, quasi mi arrabbio, quasi ci arrabbiamo, perché non siamo più abituati a muoversi. Che cosa dovremmo, come dovremmo sforzarci per far questo? Dobbiamo cambiare proprio questo approccio. Dovremmo imparare che se devo andare in un negozio, fermo la macchina 2 chilometri prima. Dovremmo imparare che ogni momento della mia giornata, se non devo lavorare o non devo stare al computer, o anche non devo leggere un bel libro, perché no? Alla televisione ora meno ci si sta, meglio, anzi, se accendiamo la televisione guardiamo Netflix, perché dall'8 di mattina all'8 la sera c'è l'opera di rincoglionimento sul Covid, per cui Netflix, Prime Video, andate dove vi pare, prendetevi un DVD, però dovremmo cogliere l'occasione di muoverci. Pensa anche guardando la televisione. Noi ultimamente ai nostri pazienti, diciamo, preadolescenti che non si muovono proprio per niente, che poverini ora in questa situazione sono anche più colpiti, no? Perché non possono andare fuori, non possono fare attività fisiche, eccetera, o perlomeno sono molto limitati. Io consiglio ultimamente di guardare di fare l'Exer Game. Consiglio alle mamme, se il bambino deve perdere peso, compra l'Exer Game, compra il tennis alla televisione, il bambino si diverte ma si muove. Oppure ultimamente ho consigliato a una madre di comprare un materassino al Decathlon di quelli con le molle. Se purtroppo stai in un appartamento, non puoi uscire perché magari è freddo, perché magari non è l'ambiente giusto, oppure sei in zona rossa, cioè per tantissimi motivi, guarda anche la televisione, guardati il cartone animato, però mi salti sul materassino, mi fai dei balzi, prova a guardare la televisione e fare 20 balzi. È come se io fra una visita e l'altra facessi 10 piegamenti sulle gambe. Per cui l'attività fisica è importante, ma deve essere un'attività fisica semplice. Credo molto poco, ti dico sinceramente, all'attività fisica venduta un po' come marketing, e non mi far dire di più. Allora, grandissimo dottore Angelini, mi hai cambiato la vita. Vedo solo scritto Oscar Ruggia, spero che questo sia il nome esatto. Mentre Fea, mi sembra che sia scritto: ci vuole una gran forza di volontà, ma come si può uscire dalla pigrizia? L'ha detto proprio poc'anzi. Sì, Giusto? diciamo, guarda, ieri l'ho detto a un atleta di Fulvio che seguiamo per la nutrizione. Gli ho detto, vede, ha detto, a me mi mancano molto gli allenamenti collettivi con Fulvio, spero di riprendere prima possibile. Io paradossalmente conosco Fulvio da 12 anni, Fulvio Massini, e ci ho corso pensa pochissimo insieme. Lo sento spesso, ma abbiamo corso. È chiaro, correre con Fulvio è divertente, no? Ci mancherebbe. Ti dà. Io ho detto, vede, tanto prima o poi ripotrà correre con Fulvio, però se appassiona alla corsa deve andare a correre. C'è quel momento in cui tutti arriviamo a casa e magari ora è freddo fuori e si starebbe bene sul divano con un buon bicchiere di Chianti rosso, no? E due olive, due crostini. Bisogna avere quel momento di riflessione, vestirsi e prendere scarpette e andare. Come dice un mio amico, bisogna mettere le scarpette fuori dall'uscio e entrarci dentro. E poi Roberto anche correre sempre senza obiettivi. Io
In questa fase corri anche senza orologio, copri l'orologio, non lo guardare, io lo guardo troppo spesso, però devi muoverti. Fai quello che ti pare, ma devi muoverti. Roberto dice basta poco, non c'è bisogno della palestra. Qui dove siamo? Qui siamo con gli amici al Trofeo Pisano, una bella 21 km con l'amico Pepe e Ivano. Sai, bei ricordi. Mancano molto queste cose. Mancano molto perché era, te lo sai, sono atmosfere uniche. Cioè, se ci fosse, ci vorrebbe un Balzac per scriverci un libro su queste corse oppure un grande regista, ci vorrebbe Fellini perché sono personaggi unici questi. Il podista è unico. Il podista, una volta eravamo sul Monte Serra, io sembrava fossi in una spedizione artica, Fabio, no? Cioè, c'avevo di tutto addosso. No? Il mio amico Gianmarco Pinori mi ha detto una volta: se su Monte Serra c'è una bufera, te ci stai 6 mesi da tutto il materiale che hai nella borsa. E ti passa un podista di 70 anni, canottiere e pantaloncino, mi va anche via. E quello è il podista, quello è il podista. Il podista è un animale unico. Il ciclista mi piace molto anche il ciclismo, però c'è il mezzo, capito? Per cui c'è il mezzo. Il podista è così, il podista va e non c'è nulla a fare, per cui queste sono cose, cioè mi manca tantissimo quella sveglia alle 5 di mattina, la colazione che spesso era frugale perché io devo mangiare poco, e il caffè prima della corsa, le battute di politica, di sport, è meraviglioso, meraviglioso, ma torneremo, torneremo, A dai. proposito di battute, ma non ti arrabbiare con me, non è farina del mio sacco. A quell'andatura che siete qua, qualcuno mi dice dalla regia quanti funghi e quanti asparagi avete trovato? Sì, ha ragione, digli che ci venga lui a fare il Monte Serra a meno 2, cioè, digli che venga, vai. Ma poi noi si corre per divertirci. Guarda, in questo momento vo sicuramente molto più piano di te. Andiamo a Stefania Bargiacchi che ci dice: il divano andrebbe pulito, a casa mia non serve. Potrebbe essere un'idea scherzosa, ma potrebbe essere un'idea. No, invece non è un'idea, non è uno scherzo, perché secondo me negli uffici ci vorrebbero, ora, compatibilmente con tutto, con il budget, ci vorrebbero le scrivanie modulabili, dovrebbero imparare, esistono, a lavorare in piedi e a lavorare da seduti, a cambiare le posizioni. La Tecnogym ha fatto la famosa fitball da ufficio che io ho provato per un mese e poi l'ho buttata alla finestra perché ci stavo malissimo sopra, ma ti obbligava a mettere il core a posto, no? Non si sta tutti così. Invece dovresti stare così, no? Per cui sì, perché no? Ora, ma proprio sempre in piedi, attenzione, sempre in piedi non fa benissimo perché ti favorisce l'insufficienza venosa. Per cui diciamo un misto però andrebbe bene. Diciamo sedia scomparsa, vai. Allora, qui c'è questa scritta, credo che vendano boh, fiori, palloncini. Che cos'è questa roba? Non lo so. No, questo è lo prende in giro, Fiaschi. Questo è lo Juventus Museum accanto al Gemelli nello stadio, nell'Allianz, nel Tempio del Calcio. Ecco, diciamo così. Te pensa, sono 3 anni, quasi 4, che lavoro accanto al museum e negli Ebonucci non siamo mai andati a vederlo, non ti dico altro. E vabbè, In vuol questo dire. siamo da consulenza psichiatrica, ma di quelli bravi, eh. Cioè c'è gente che viene dall'estero a cose normali a vederlo e noi invece non ci siamo ancora andati. Però io della Juve mi ricordo quasi tutto, per cui Questa non te l'aspettavi, eh? no, non me la ricordo nemmeno. No, ai botti si è biscotti. No, scusa, non l'avevo letto. Sì, questo è una. Invece mi piace molto perché bisognerebbe anche smettere con questo cavolo di botti a Capodanno, che poi si capisce bene a cosa servono. Per capire che i nostri migliori amici, che sono molto, molto meglio di noi, soffrono, possono avere danni irreparabili, ma non all'udito, alla loro psiche. Per cui basta con questo cavolo di botti, stappate una bottiglia in più, fate più all'amore, per non usare terminologie che poi non mi inviti più. E rompeteci meno le scatole con i botti, perché fate anche pena da qui avanti. E qui andiamo a un bel ricordo, se non sbaglio. Sì.
Questo è, ora, se mi vuoi far commuovere, ci riesci. Questo è grande, il nostro Bigo Lugo, che è morto a 15 anni e ci manca ancora molto, anche se è stato sostituito da un vandaletto che si chiama Romeo, sempre un Beagle. Diciamo, ci ha accompagnato per 15 anni. No? Come lessi quando se n'è andato. Te pensa che Alessandro Bonuccelli, noi eravamo al mare, lui se n'è andato al mare nel mese di agosto, sono ormai 2 anni e mezzo, e noi andavamo proprio a Pesaro da Valentino e da ragazzi a fare i test, e di solito ci troviamo alla Cittadella del Carnevale, invece venne a casa e lui è morto 2 giorni dopo. E poi mi ha detto dopo, dice, Beatrice, che lo volevo salutare. A volte i cani ti danno molto più delle persone. Come mi dice sempre un mio amico, se chiudi un cane in garage, se chiudi la moglie in garage, ti picchia quando apri, il cane ti fa le feste. Torniamo a noi, qui i successi di quest'anno. Abbiamo detto che cosa ti aspetti, ormai siamo a fine anno, dalla prossima stagione, o meglio, che cosa ti auguri? Allora, a noi piace vincere, per cui mi auguro di vincere soprattutto. Mi auguro che i ragazzi crescano, ma se crescono vinciamo. E soprattutto mi auguro che nessuno si faccia male, se la vuoi sapere fino in fondo. I piloti sono strani, eh? A volte hanno degli infortuni molto seri e riprendono in tempi brevissimi. Sembrano quasi di gomma questi. Però quello che mi auguro innanzitutto che non si facciano male è che poi vincano, perché se lo meritano fino in fondo, perché te pensa che quando noi testiamo questi ragazzi sono vere e proprie visite, cioè ogni ragazzo sta un'ora a colloquio, ti dice il perché e il per come. Quest'anno vedi, si parla sempre di podi, no? Io c'è stata una cosa invece che mi ha quasi commosso, è stata la pool di Stefano Manzi. Stefano Manzi corre in Moto2, non aveva una grande moto, e proprio quando ha fatto la pool con l'MV Agusta, con una moto italiana, pensa, era una vita che l'MV Agusta faceva la pool, e gli ho rimandato un messaggio, gli mandai dopo l'ultimo test, che lui era un po' depresso, diceva, prof, faccio tutto, sono precisissimo, ma la moto non va. E io gli dissi, mandai un messaggio, poi disse, guarda, vedrai che questa costanza alla lunga paga. E quando ha fatto la pole Stefano, perché dobbiamo sempre parlare di quelli che vincono, che sono famosi, sinceramente, sia per me che per Alessandro è stata una grande, e per Carlo, che è il suo preparatore, e per tutta l'Accademia è stata una grande soddisfazione. Ti è piaciuto questa intervista un po' diversa dal solito, dove abbiamo usato le foto, anche per far vedere il tuo lato, mi permetto così, molto ma molto umano, perché non c'è solo un dottore, non c'è solo un podista, ma c'è anche una persona che ovviamente guarda il mondo coi tuoi occhi, ovviamente. Allora, mi hai fatto un grande regalo. Io spero che questo appuntamento settimanale vada avanti, perché mi piace molto comunicare e comunicare salute. Penso che la storia del Covid ci insegni che dobbiamo essere capaci di avere una comunicazione sanitaria un po' meno terroristica, un pochino più, però, proprio di educazione alla salute. E mi hai fatto però un bel regalo. Perché mi hai colpito dentro, sono stati spiegare questi ricordi, queste cose che poi fanno parte della vita mia, della vita di Alessandro, della vita di tutto lo staff, della vita di persone che si rivolgono a noi. Guarda, ieri abbiamo avuto una paziente, una carissima paziente, moglie di un carissimo paziente che ci ha lasciato a metà agosto. Pensa che e purtroppo la diagnosi bruttissima la feci io con Alessandro in una visita online. È venuta qui, ci ha portato una foto straordinaria del giorno del loro matrimonio. Pensa che loro hanno sposato il giorno del mio compleanno, e ci siamo trovati nel mio studio con tutto lo staff, Alessandro, le segretarie, la dottoressa Bartoli che è entrata nel nostro staff, e ci siamo commossi tutti insieme. È stato un attimo meraviglioso. E qui non dietro a quello che sembra, magari
facile, bello, eccetera, c'è sempre un percorso come una corsa, per cui mi ha fatto un grande regalo. E come vedi c'è anche la voce un po' tremolante, dai. Allora, qui insistono a dirci, ci salutano, ti ringraziano per quello che stai facendo, quello che hai fatto magari a qualcuno di loro, come un amico che ci saluta, se no, Igor, se non leggo male, un abbraccio da Cattolica, siamo nella zona di Rimini, Riccione. Igor, ti dico anche chi è. Chi? Igor te lo dico io. Igor è il babbo di Nico Antonelli, che è il pilota della VR46, che anche lui cioè, è uno di quelli a cui voglio più bene, perché tra l'altro è Juventino. E Igor, niente, le prime volte veniva anche sempre lui alle visite, per cui è nato, sono persone che sentiamo molto vicine, quasi parenti sono queste. Bene, allora io a questo punto l'intervista praticamente anche oggi è finita, abbiamo fatto anche oggi una quarantina di minuti, ovviamente ti ringraziamo. Che altro vuoi aggiungere parlando ovviamente di Covid in questo momento? Ma come disse l'altra volta, i dati sono confortanti. Io sono sempre stato razionale ma anche ottimista. Ieri la FDA ha registrato gli anticorpi monoclonali come terapia e questo è una grande notizia a livello terapeutico perché l'anticorpo monoclonale, pur se costoso e pur se andrà prodotto su base industriale, sarà fra le nuove armi del 2021, i vaccini sono in arrivo. Speriamo che, perché dobbiamo essere in queste cose tutti uniti, che il nostro governo abbia un piano di somministrazione del vaccino razionale e non ripeta certe scelte sbagliate che sono state fatte, però bisogna anche capire che siamo in un'emergenza, per cui criticare è facile, però bisogna anche. In questa fase bisogna essere uniti, secondo me. Ma non sto parlando di politica. Bisogna vaccinarsi. Ricordatevi che se non vedete storpi nelle vie, è grazie, non vedete pazienti con la poliomielite, grazie a persone come Herbert Bustevin, che ho avuto anche la fortuna di conoscere, pensa il giorno prima dell'esame di microbiologia, e che con il vaccino per la polio hanno sconfitto, eradicato la poliomielite come malattia. Lo stesso dicasi per Jenner e per il vaiolo. Insomma, basta banalizzare a fare del vaccino una religione. Se aspettiamo che il Covid se ne vada, il Covid non se ne va. Se aspettiamo che il Covid si adatta, prepariatevi a 5-6 anni così. Se volete farli, fatele pure. Ogni metodica medica ha i suoi effetti collaterali. Non entro perché non mi spetta, il discorso obbligatorietà o meno, queste non sono polemiche da bar. Io sono un medico, credo nelle terapie e credo nei vaccini e lo facciamo solo per la salute delle persone. Poi il resto, come diceva Robert De Niro nel film Untouchable, sono tutto chiacchiere e distintivo. Però purtroppo ti posso dire che quando Crisanti, Galli dicono certe cose, seminano dei dubbi, questi signori per un momento di vanagloria non si rendono conto dell'impatto negativo che hanno sulla psiche dei pazienti. Io lunedì scorso, le ultime 5 visite sono state tutte alla fine. Professore, cosa pensa dei vaccini? Professore, io non credo nel vaccino come se fosse una religione. E questi signori che dicono non c'è dati, eccetera, dovrebbero capire che se noi andassimo in un ospedale dove si fanno le chemioterapie e dicessimo ai pazienti le percentuali di sopravvivenza dopo la chemio, qualcuno si leva l'ago dal braccio. Invece la terapia va fatta. E dunque sono ottimista, perché io sono convinto che il 2021 sarà l'anno in cui riprenderemo la nostra vita. Quando non lo so, però la malattia, innanzitutto, la curiamo meglio. Purtroppo ci sono tanti morti, d'altra parte sappiamo benissimo che è sparsa purtroppo su tutto il territorio nazionale, sappiamo che noi contiamo dei morti, e questo è un errore, anche dei deceduti. Con Covid, non solo per Covid, probabilmente anche quella è una delle ragioni.
Certo, non siamo stati bravissimi, eh. I medici sì, le strutture purtroppo in alcune zone del paese sono deficitarie, gli operatori sanitari a tutto livello fanno il massimo, però sono anche convinto che come nelle aree purtroppo più colpite dalla prima ondata, a Bergamo c'è una sorta di immunità di gregge, anche noi lo possiamo dire, già con le prime vaccinazioni. Il signor Covid troverà sempre più resistenza. Noi si torna a correre e gli si va sotto la coda. Potrei dirti anche una frase un pochino più calzante, ma mi limito qui. Però fate il vaccino per l'influenza e mi raccomando, fate il vaccino per il Covid e convincete chi è indeciso a vaccinarsi. Speriamo solo ci sia per tutti. Bene, allora come Runners e Benessere ovviamente ti ringraziamo come sempre, diamo l'appuntamento come sempre a venerdì prossimo, sempre intorno alle 1:15 più o meno come abbiamo fatto oggi, alle 13:15 scusate come abbiamo fatto come oggi, parleremo perché no di vaccini, come funziona, dove magari si spera forse a quella data di avere magari anche qualche notizia in più di come sarà fatta la vaccinazione di massa, che ovviamente anch'io sono d'accordo pienamente con te che in questo momento, appena sarà possibile, tutti dovremmo vaccinarsi e tutti dovremmo fare che anche gli altri si vaccinino. Allora, detto questo, io ti ringrazio ancora come Runners e Benessere. Ricordo che le prossime settimane avremo atleti che intervisteremo: Nadia Battocletti, Giorgio Calcaterra, Pietro Riva, Margherita Magnani e Ioannes Chiappinelli. Con te ci rivediamo venerdì prossimo e invito i nostri ascoltatori o video ascoltatori che a mandarci delle domande, a mandarci, perché no, qualche dubbio che avete. Fabrizio Angelini ovviamente sarà come sempre disponibile con noi a rispondere a tutte le vostre domande senza nessun filtro. Possiamo chiudere così? Grazie a voi e un saluto a tutti i partecipanti e a tutti i podisti. Grazie a tutti. Runners e Benessere torna nelle prossime sere con altre importanti interviste. Grazie a Fabrizio. Ciao, grazie a Ciao a voi. tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.